A Palermo varato il piano di aiuti alimentari per 3 settimane per 12.000 famiglie colpite dalla crisi economica da emergenza coronavirus. Nello Musumeci, presidente della regione siciliana, ha firmato una nuova ordinanza per confermare le misure restrittive sull'isola per contenere il diffondersi del contagio. A Bagheria da oggi è possibile per le famiglie in difficoltà economica fare richiesta al comune dei buoni spesa. Bentrovati alla seconda edizione di Media News di giovedì 2 aprile. A Palermo varato il piano di aiuti alimentari per 3 settimane per 12.000 famiglie colpite dalla crisi economica da emergenza coronavirus. Vediamo. Un piano per distribuire anche in forma elettronica o tramite app sui cellulari e non solo in forma cartacea, buoni pasto per importi che varieranno in base al numero dei componenti delle famiglie e in base al possesso di un reddito o altre fonti di sostentamento. Somme che potrebbero variare tra 60 e 110 euro a settimana per famiglia, per almeno 3 settimane utilizzando esclusivamente i fondi già erogati dallo Stato. 5,1 milioni che già sono entrati nelle casse di Palazzo delle Aquile e in attesa che la Regione trasferisca gli annunciati 13 milioni. Il bacino potenziale di beneficiari è stato stimato in circa 12.000 famiglie, pari a poco più di 40.000 cittadini residenti a Palermo. In poche ore, infatti, l'ufficio del webmaster del Comune ha analizzato le oltre 15.000 domande pervenute, eliminando doppioni e non residenti. Adesso tutti riceveranno via email o tramite comunicazione telefonica l'invito a fornire ulteriori informazioni e dettagli. Il provvedimento della Protezione Civile Nazionale prevede infatti che sia data priorità alle famiglie del tutto prive di una fonte di sostentamento e quindi il Comune ha bisogno di acquisire da ciascuno un'autodichiarazione anche telematica sul reddito e altri contributi. Si dovrà inoltre valutare la posizione delle circa 1.500 famiglie che hanno fatto la domanda e risultano contemporaneamente beneficiarie del reddito di cittadinanza. Non saranno escluse a priori, ma si dovrà valutare caso per caso lo stato di reale necessità. Non è stato infatti sottovalutato che il numero dei beneficiari potrebbe infatti variare in aumento per il protrarsi dello stato di limitazioni alla mobilità o in diminuzione per l'avvio di sistemi di ammortizzatori sociali. È un piano di emergenza, spiega il sindaco Leo Luca Orlando, che servirà ad affrontare per almeno 3 settimane il bisogno alimentare di tante famiglie. Non escludiamo se dovessero arrivare altre risorse o se ai successivi controlli dovessero saltare alcune famiglie che questo piano possa durare più a lungo. Parte la solidarietà alimentare in Sicilia, un progetto del governo Musumeci per sostenere e rafforzare la raccolta e la distribuzione degli alimenti alle strutture caritative dell'isola. Il piano della regione è stato realizzato e messo a punto dagli assessorati dell'agricoltura e del territorio mediante l'impiego del Corpo Forestale regionale. Un grande progetto di solidarietà alimentare, pensato e realizzato con la supervisione del Presidente della Regione e con la collaborazione strategica dell'Assessorato all'Agricoltura. Stiamo lavorando insieme al collega Edi Bandiera per canalizzare tutti i prodotti alimentari verso le nuove povertà causate dall'epidemia del coronavirus. Lo stiamo facendo trovando grande sensibilità in tutti i produttori siciliani e soprattutto lo stiamo facendo grazie a chi, come la Caritas e il Banco Alimentare, svolge un ruolo strategico nella divisione. Come assessorato all'ambiente e come assessorato che ha la responsabilità sul Corpo Forestale, garantiremo la presenza attraverso dei mezzi, dei pick-up e dei furgoni che possano trasportare queste derrate alimentari e garantiremo anche la presenza della vigilanza degli agenti del Corpo Forestale in divisa perché tutto possa svolgersi con ordine e garantendo davvero gli ultimi. Nessuno resti indietro, il governo Musumeci al servizio della Sicilia con fatti concreti. Sì, oggi parte il progetto di solidarietà alimentare messo in campo dal governo Musumeci. Con questa iniziativa abbiamo messo in rete le istituzioni, le aziende agricole, le aziende dell'agroindustria e la parte del terzo settore che si occupa da sempre di assistere coloro i quali non possiedono neppure i beni di prima necessità. Questa rete e questa sinergia ci hanno permesso di siglare un patto di solidarietà reale
che darà vita alla possibilità di distribuire alle famiglie e alle persone che hanno in questo momento particolare bisogno l'eccedenza delle produzioni agricole, quelle del cibo, di tutte le aziende che hanno voluto liberamente e che stanno in maniera massiccia aderendo a questa iniziativa. In un momento così difficile per l'umanità bisogna restituire speranza, stringersi in gesti solidali e trovare buone prassi per rispondere al bisogno, e c'è tanto bisogno in questo momento. Per questo motivo il governo regionale ha voluto mettere insieme aziende agricole, organizzazioni di produttori, organizzazioni di categoria, i distretti del cibo e quanti altri per costituire questa catena operativa che permetterà, ne siamo certi, in rapidissimo tempo a tante famiglie in difficoltà di ricevere provviste ed aiuti alimentari. Attiviamo aiuti concreti, facciamo rete, rimettiamo in moto la speranza e solo così andrà tutto bene. E in quanti volessero ancora farlo e c'è bisogno sicuramente, possono scrivere alla nostra email solidarietà.alimentare@regione.sicilia.it o possono contattare il numero di telefono 091 70 76 034. Buona solidarietà a tutti. Il vicepresidente della Regione, assessore all'economia Gaetano Armao, è intervenuto oggi alla trasmissione 19 Live rispondendo alle tante domande dei telespettatori, in particolare ad una che riguarda il lavoro sommerso. Ascoltiamolo. Quello che invece vorrei dire al nostro telespettatore, che giustamente ha il dramma di chi deve portare il pane a casa e avendo un lavoro sommerso non può far emergere il lavoro fatto, che questo è un tema sul quale già da qualche settimana siamo al lavoro come regione, ma purtroppo per convincere lo Stato. Se andiamo a prendere il decreto 18 è tutto impostato su interventi per l'economia emersa e non per l'economia sommersa. Nel nostro paese, soprattutto nel sud, a causa di un fisco insostenibile, molte persone sono costrette al lavoro sommerso. Non che abbiano lo sport, non che lo vogliono fare, bisognerebbe spiegare al ministro Gualtieri. Non è che la mattina si alzano e dicono: sai cosa c'è? Io lavoro solo. No, sono costretto a lavorare nel sommerso, o per le condizioni di lavoro indotte, o perché sono dei piccolissimi commercianti che non ce la fanno più a sostenere il peso degli oneri burocratici, degli oneri fiscali, di uno Stato che non ti assiste ma ti insegue. E allora a questo punto si rifugiano al sommerso. Questo non è un panegirico al sommerso, perché noi dobbiamo sostenere che bisogna emergere e lavorare nella legalità piena, quindi ci mancherebbe. Il tema è che in un momento di dramma bisogna considerare chi sta male, non se è sommerso o non è sommerso. Quindi una cosa che noi stiamo dicendo, il presidente Musumeci, come è noto, ha posto il problema degli assegni scoperti. E tutti lì a stracciarsi le versi, ma come? Ci sono ancora gli assegni postdatati? Nel sud purtroppo ci sono ancora, sì. E a Roma non lo capiscono, perché a Roma purtroppo, a Roma o a Milano pensano che tutto sia mitteleuropeo. Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, anche lui intervenuto oggi a 19 Live, fa il quadro della situazione emergenziale in città. In questo momento sembrerebbe che la situazione dei contagiati a Siracusa sia di 71 unità. È chiaro però che questo dato va, intanto è il dato che ci viene riferito e poi è un dato che va chiaramente riferito a tutto quel numero di tamponi che in realtà dovrebbe essere fatto, che invece per i motivi che noi tutti conosciamo non sono stati fatti. Quindi io in questo momento della storia, sulla base del report che è stato mandato oggi e che io dalla protezione in teoria Siracusa ha gli indici complessivi migliori di tutte le città siciliane, ma mi chiedo alla luce della situazione tamponi se questo sia un dato che noi possiamo considerare reale o no, verosimile. Senta, o meno. Comunque, sulla base del dato che io ho ufficialmente ricevuto stamattina dal direttore, che posso esaminare insieme a voi, Siracusa in questo momento, mi scusi, ha un numero totale
a un numero totale di casi di 98, i positivi attuali sono 71. Okay? Okay, quindi okay. Vengono riferiti un totale casi 98 unità con 71 positivi attualmente. I controlli sono coordinati dal prefetto, la Polizia Municipale sta continuando a inviare a me e alla prefettura un report dettagliato e quotidiano dei controlli. Sì. Gli altri controlli spero e credo che ci siano, perché ho fiducia nel lavoro del prefetto e delle altre istituzioni, ma noi su quei controlli non abbiamo nessuna visibilità. Per quanto riguarda la questione economica, noi dall'11 di marzo abbiamo cominciato a distribuire la spesa a chi ne faceva richiesta. Adesso chiaramente, grazie a questo generoso e responsabile provvedimento del presidente Musumeci, che ha anticipato quello successivo del governo nazionale, stiamo raccogliendo le domande per offrire ai nostri concittadini i buoni spesi. Nello Musumeci, presidente della regione siciliana, ha firmato una nuova ordinanza per confermare le misure restrittive sull'isola. Nello Musumeci, presidente della regione siciliana, ha firmato una nuova ordinanza per confermare le misure restrittive sull'isola per contenere il diffondersi del contagio da coronavirus. È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale, pure tutte le attività motorie all'aperto di minori accompagnati da un genitore. È consentito in caso di necessità, invece, scrive il presidente della regione, alle persone affette da disabilità intellettive o relazionali, con l'assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria residenza o domicilio. Nel provvedimento il governatore riafferma la necessità di prorogare le misure restrittive per tutelare la salute dei cittadini ed evitare il repentino diffondersi del contagio. Pertanto le uscite per gli acquisti essenziali, a eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate una sola volta al giorno e a un solo componente del nucleo familiare. Anche gli spostamenti con l'animale di affezione per le sue esigenze fisiologiche sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione. Confermate le disposizioni già presenti nell'ordinanza dello scorso 19 marzo riguardo alle misure igienico-sanitarie in ambito comunale e in materia di commercio e trasporto pubblico. È fatto obbligo ai comuni quindi di provvedere alla sanificazione delle strade dei centri abitati, degli edifici adibiti a uffici pubblici e degli edifici scolastici. È interdetta la fruizione delle aree a verde pubblico, dei parchi gioco. Continua inoltre a essere inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altro comune. Permanente la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatte eccezioni per le farmacie di turno e le edicole. I sindaci con la propria ordinanza potranno disporre riduzioni dell'orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie. Nelle rivendite dei tabacchi è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco. Sui mezzi del trasporto pubblico urbano è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e comunque garantendo il rispetto della distanza minima di un metro. Lo spazio riservato ai conducenti dei mezzi deve essere opportunamente delimitato. 13.000 morti in Italia. Restate a casa o sarete complici di un omicidio di massa. L'appello del sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, che per scongiurare il rischio di scampagnate o picnic nel giorno di Pasqua e Pasquetta chiuderà il Parco della Favorita. Nessuno potrà entrare o attraversarla. Sarà rafforzata negli stessi giorni la vigilanza al fuori italico. Basta, obbedite, restate a casa. Il ministro dell'Interno ha corretto una circolare specificando che non è cambiato l'ordine di restare a casa. Il ministro della Salute ha prorogato fino al 13 aprile lo stato di emergenza in tutta Italia. Restate a casa, a Palermo, in Sicilia. Possiamo evitare, dobbiamo evitare la strage che si sta verificando in altre città e in altre regioni d'Italia. Restate a casa, seguite le indicazioni del Presidente della Regione, restate a casa, ne va della vita vostra e dei vostri cari, sarete responsabili di un vero e proprio omicidio di massa, restate a casa, obbedite! Sostegno all'editoria siciliana colpita dalla crisi economica causata dall'emergenza coronavirus. È l'appello dei giornalisti impegnati ogni giorno a garantire una corretta informazione. Le testate editoriali, grandi e piccole, rischiano in questo periodo di essere messe in ginocchio definitivamente dal tracollo delle entrate pubblicitarie.
L'Ordine dei giornalisti di Sicilia unisce la propria voce a quella dei comitati di redazione dei quotidiani siciliani, che hanno chiesto al governo nazionale e regionale un concreto sostegno per non soccombere, un piano di interventi urgenti a partire da una massiccia campagna di pubblicità istituzionale. Se, come ha detto il sottosegretario con delega all'editoria Andrea Martella, l'informazione è essa stessa una parte della strategia di contrasto del virus, è forse venuto il momento di passare urgentemente dalle parole ai fatti e rendere tangibile l'apprezzamento per l'impegno dei giornalisti. Ringraziamo perciò quanti tra le forze politiche stanno condividendo i timori dei principali quotidiani dell'isola, considerando gli aiuti economici non solo necessari, ma una priorità. E contiamo sulla sensibilità del presidente Nello Musumeci, sempre attento ai rapporti con la stampa, confidando che saprà dare le giuste risposte alle tante testate giornalistiche che ancora una volta stanno dando prova di grande professionalità e che chiedono solo di poter continuare a portare avanti la propria attività al servizio dei cittadini. Un'informazione corretta e di qualità è oggi più indispensabile che mai nel momento in cui i cittadini sono sommersi da un flusso continuo di notizie non sempre attendibili e spesso difficilmente verificabili. Credo indispensabile che da parte del governo nazionale e di quello regionale si individuino gli strumenti più idonei di inserire l'informazione istituzionale a pieno titolo nel sistema della protezione civile, essendo l'informazione ai cittadini un elemento essenziale per garantire e costruire un sistema di sicurezza condiviso, lo ha dichiarato il sindaco di Palermo Leo Luca Orlando. Per il gruppo all'Arsedi diventerà bellissima, il giornalismo per l'ennesima volta si sta dimostrando un presidio fondamentale di corretta informazione per i cittadini contro le purtroppo sempre più ricorrenti fake news. Purtroppo il settore della carta stampata, già in crisi da tempo, rischia ora di ricevere un colpo mortale dal drastico ed ulteriore calo di vendite determinato dalle misure restrittive indispensabili per arginare il diffondersi del coronavirus. Anche il gruppo parlamentare della Lega all'Arse è pronto ad appoggiare anche in sede normativa ogni iniziativa utile a sostenere questo fondamentale settore della nostra economia, che non è appunto solo un settore economico, ma è un pilastro delle nostre comunità. Covid-19 e carceri. Il garante dei detenuti in Sicilia, Giovanni Fiandaca: interventi adottati finora non bastano. Per evitare il contagio è necessario ridurre la popolazione detenuta sotto la soglia della capienza regolamentare. Qualche giorno fa, insieme a tutti i garanti dei detenuti italiani nominati a livello locale, regionale e nazionale, Giovanni Fiandaca ha firmato una lettera appello al Presidente della Repubblica, quale garante supremo dei valori costituzionali, e al Governo affinché approvi misure per evitare al massimo il rischio di contagio da coronavirus all'interno delle carceri, eliminando le situazioni di pericolo e sovraffollamento. Se si guardano solo i numeri generali, dice il garante dei detenuti in Sicilia, la situazione delle carceri isolane può sembrare migliore di altre regioni perché sulla carta, secondo un report aggiornato al 25 marzo scorso, risultano 123 posti liberi. La realtà prosegue è profondamente diversa perché questo numero non tiene conto della disomogeneità tra i vari istituti, delle reali condizioni di vita all'interno degli stessi e soprattutto del fatto che ci troviamo in presenza di una pandemia e che i criteri di valutazione degli spazi, così come per il resto della popolazione, non possono essere gli stessi di un momento ordinario. Per Fiandaca occorre dunque adottare misure legislative molto più incisive e di pressoché automatica applicazione, in grado di portare nel giro di pochi giorni la popolazione detenuta sotto la soglia della capienza regolamentare e fissare per gli over 65 infermi e per i detenuti affetti da gravi patologie puntualmente documentate criteri legislativi per eliminare o comunque ridurre la discrezionalità giudiziale rispetto all'assegnazione delle misure extracarcerarie. Entrando nel dettaglio della ricerca fatta dal garante e aggiornata al 25 marzo, la situazione sull'isola si presenta a macchia di leopardo, con istituti di pena dove ci sono ancora posti disponibili e altri sovraffollati, a cominciare da Catania, la provincia con il maggior numero di contagiati da Covid-19, dove ad avere già superato la capienza regolamentare sono entrambi gli istituti penitenziari. Al carcere Bitcocca sono reclusi in 196 a fronte di una capienza regolamentare di 138, mentre all'istituto Piazza Lanza vivono in 299 a fronte di una capienza di 279. Sovraffollate nell'ambito delle città metropolitane anche le celle del Pagliarelli, a Palermo 1.356 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 1.182. Il fatto da tenere in considerazione, insiste Fiandaca, che la cosiddetta capienza regolamentare non considera una situazione di pandemia in corso né lo stato aggiornato delle strutture.
Coronavirus, obbligo tampone dopo l'autoisolamento. I cittadini saranno convocati dall'azienda sanitaria locale. Tutti i cittadini che sono rientrati in Sicilia da altre regioni o dall'estero e che si sono denunciati per l'autoisolamento presso il proprio domicilio devono sottoporsi al tampone faringeo finalizzato alla verifica dell'eventuale contagio da Covid-19. È quanto previsto dai provvedimenti adottati dal governo regionale a seguito dell'arrivo in Sicilia di migliaia di persone dalle cosiddette zone rosse nel nord Italia e poi per chiunque facesse ingresso nella nostra regione per motivi non legati al lavoro. I tamponi dovranno essere seguiti presso le strutture individuate all'azienda sanitaria locale che informerà sul luogo e la data dell'appuntamento direttamente gli interessati. Gli stessi dovranno recarsi da soli con la propria autovettura, curando che non vi sia altro soggetto a bordo e senza mai scendere dal veicolo affinché il personale incaricato possa procedere al prelievo del materiale organico. I risultati saranno comunicati entro 48 ore. Qualora sia impossibile per i cittadini interessati recarsi autonomamente presso i centri di prelievo, al momento di contatto con l'ASP ciò dovrà essere comunicato per l'attivazione del prelievo a domicilio. Una situazione complessa per 4.000 metalmeccanici che tra Palermo e provincia attendono dall'INPS il pagamento della cassa integrazione. Una criticità messa in evidenza dalla FIOM CGIL che chiede all'INPS di accelerare i tempi per l'erogazione degli importi dovuti ai lavoratori fermi per l'emergenza sanitaria. Una situazione complessa per 4.000 metalmeccanici che tra Palermo e provincia attendono dall'INPS il pagamento della cassa integrazione. Una criticità messa in evidenza dalla FIOM CGIL che chiede all'INPS di accelerare i tempi per l'erogazione degli importi dovuti ai lavoratori fermi per l'emergenza sanitaria. Stiamo lavorando senza sosta per fronteggiare le domande di cassa integrazione in arrivo che fino ad ora riguardano più di 4.000 metalmeccanici in cassa integrazione tra Palermo e provincia, dipendenti di aziende che vanno dai grossi gruppi come Fincantieri a tutto l'indotto fino ad arrivare alle piccole aziende, anche con un solo lavoratore, dei settori carpenteria, installazioni telefoniche, informatica, affermano Angela Biondi e Francesco Foti della FIOM CGIL Palermo. Lavoriamo per mettere in sicurezza tutti i metalmeccanici in cassa integrazione e siamo allo stesso tempo operativi per tutelare i metalmeccanici che lavorano in smart working, come i dipendenti di Sispi, Engineering, Italtel, EcoServed, gli impianti della Guerrato, di Sei Energia, Sepi, della ditta Romano, gli ascensoristi di Cone, Schinder e Siram, impegnati in lavorazioni essenziali in ospedali ASP, più gli addetti ai pali eolici come i dipendenti di Sevion e Vestas. Tra i metalmeccanici operativi ci sono anche i dipendenti della Leonardo alla Guadagna che lavorano con le misure di sicurezza previste dal decreto. È importante che i lavoratori in cassa integrazione siano garantiti, aggiungono Bondi e Foti, i grandi gruppi come Fincantieri e Cone hanno anticipato la cassa integrazione, mentre la gran parte delle aziende ha chiesto il pagamento diretto da parte dell'INPS. È fondamentale che l'INPS si adoperi sin da subito affinché la prossima settimana i lavoratori possano ricevere il corrispettivo della cassa integrazione nei conti correnti, altrimenti si rischia di avere, oltre ai disoccupati palermitani, anche lavoratori come questi metalmeccanici senza reddito. Sarebbe una bomba sociale. Per quanto riguarda la Sispi, la società partecipata del Comune che sta svolgendo un ruolo essenziale nella gestione dei servizi informatici dello stesso, la FIOM chiede il potenziamento del personale. I dipendenti dell'azienda stanno svolgendo un lavoro egregio e il personale va rinforzato preparando il turnover e incrementando le assunzioni in vista dei maggiori carichi di lavoro per il futuro. Salgono a 15 i casi di contagio da coronavirus a Bagheria, dove da oggi sarà possibile per le famiglie in difficoltà economica fare richiesta al comune dei buoni spesa. A Bagheria registrati altri due casi di contagio al coronavirus. Lo ha annunciato il sindaco Filippo Tripoli nel corso di una diretta Facebook di ieri pomeriggio. Il primo è una persona riconducibile al focolaio iniziale che sta bene e respira autonomamente, mentre il secondo è un ultra 75enne asintomatico che si era recato presso una struttura ospedaliera ed è risultato positivo. Per quanto riguarda gli altri contagiati, i bambini stanno bene e la situazione complessiva è soddisfacente. Nella stessa circostanza, il sindaco ha comunicato gli interventi che sono in cantiere per la cittadinanza. In particolare sono in arrivo i buoni spesa e pertanto i bisognosi potranno inoltrare la domanda al servizio sociale per ottenere il voucher,
mentre è stato pure istituito il servizio di navetta di prossimità in collaborazione con la Caritas Cittadina e la Croce Rossa Italiana per garantire il servizio a domicilio di generi alimentari e farmaci ad anziani e a malati privi di rete familiare. Inoltre, per quanto riguarda il servizio disabili, per coloro che hanno necessità terapeutiche, sono già arrivate le prime prenotazioni, che saranno evase per permettere di trascorrere alcuni minuti nel giardino di Villa San Cataldo, mentre è stato pure istituito uno sportello telefonico di assistenza psicologica, un aiuto specifico per tutti i cittadini che vivono questo momento drammatico e di forte prova. Infine, buone notizie anche sul fronte delle tasse, perché sono state confermate le tariffe della Tari dello scorso anno 2019 anche per l'anno 2020. È stata sospesa la TOSAP, la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, fino al prossimo 31 maggio. Oltre 1.500 flaconi di gel detergente con etichette ingannevoli venduti come disinfettante per mani, in assenza delle specifiche autorizzazioni. Sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catania. I finanzieri della Compagnia di Catania hanno sequestrato oltre 1.500 flaconi di gel detergente con etichette con diciture ingannevoli e venduti come disinfettante per mani, in assenza delle specifiche autorizzazioni alla commercializzazione da parte del Ministero della Salute o della Commissione europea. Le Fiamme Gialle catanesi hanno individuato un commerciante all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria, operante nell'Interland catanese, che deteneva presso il proprio magazzino pronte per la spedizione numerose confezioni di gel detergente riportanti la dicitura disinfettante, ma in realtà sprovviste delle specifiche autorizzazioni. L'imprenditore è stato trovato in possesso della materia prima e degli imballaggi necessari al confezionamento del gel in flaconi. Dall'esame dei documenti fiscali già emessi, i militari hanno ricostruito la filiera commerciale complessiva di circa 5.000 articoli attraverso l'individuazione di clienti costituiti principalmente da farmacie ed erboristerie ubicati in varie province siciliane in Sardegna. L'attività investigativa, eseguita anche mediante l'ausilio di altri reparti del corpo competenti per territorio, ha permesso di procedere al sequestro penale di tutte le confezioni di gel detergente. Il titolare dell'attività commerciale all'ingrosso e i responsabili della rivendita al dettaglio sono stati segnalati alle rispettive procure della Repubblica per il reato di frode nell'esercizio del commercio. E sempre la Guardia di Finanza ha sequestrato 680 occhiali di protezione non conformi in vendita in due esercizi commerciali a Carini. Nel corso dell'intensificazione dell'attività di controllo economico del territorio disposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, con il fine di verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza dei prodotti e sulla tutela dei marchi registrati, i finanzieri della tenenza di Carini hanno individuato due locali, esercizi commerciali, in cui erano posti in vendita occhiali di protezione privi dei requisiti di conformità alle normative europee e nazionali. Il controllo presso una rivendita al dettaglio ha consentito di individuare 10 occhiali di protezione privi dei contenuti minimi di informazione all'utente, senza alcuna etichetta che recasse l'indicazione della loro composizione, non conforme agli standard di sicurezza della legislazione europea, nonché senza l'indicazione dell'importatore della lingua italiana e recanti il logo China Export invece del marchio CE. Così da trarre in inganno l'ignaro avventore. Risalendo la filiera commerciale attraverso le fatture d'acquisto, le Fiamme Gialle hanno individuato il fornitore specializzato nella vendita all'ingrosso di dispositivi di prevenzione individuale, presso il quale sono stati rinvenuti ulteriori 670 occhiali irregolari. Le Fiamme Gialle hanno proceduto quindi al sequestro amministrativo di circa 680 occhiali posti in vendita, a segnalare due responsabili alle autorità competenti e a contestare la violazione della specifica fattispecie prevista dal codice del consumo, punita con la sanzione amministrativa di oltre 25.000 euro. Anche per oggi è tutto, vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alle prossime edizioni di Media News.